gruppo, facevamo un agorà, tutta questa gente a Riccione con questi cellulari. Facciamo una foto. Prima le faccio le foto, ma sono un cittadino normale. Io non ci avrei creduto. E c'avevo bisogno di 20 minuti di solitudine. Anche perché, guardate, che il problema della politica mondiale è il distacco dalla realtà. Se uno si distacca dalla realtà, cioè uno si distacca dalla realtà per due cause, o perché si distacca dalla realtà lui, o perché qualcun altro lo fa distaccare dalla realtà. E l'eccessivo divismo, le fotografie, l'altro giorno uno mi ha messo in mano un bambino, toccalo, mi hanno detto toccalo, e l'hanno detto, ho detto ma è sicuro? Sì, sì. Poi si è ripreso e mi ha detto, senti quanto pesa, sta tutto sulle spalle mie, vedi di votare bene, che anche io dico, evidentemente cioè, si tratta di voto, però all'inizio hanno detto toccalo, ho detto, io mi sono sentito, esatto, mi sono sentito comunque intimorito da questo potere taumaturgico. Ecco, quel palazzo, io mi rivolgo soprattutto agli scettici, non ci sono tutti i delinquenti in Parlamento, ci sono delinquenti. Pensate che a 10 metri a nord-est è seduto Luigi Cesaro, detto Gigina Purpetta, autista dell'ex, anzi del fondatore della nuova camorra organizzata Raffaele Cutolo, condannato per associazione a delinquere stampo camorrista, e poi salvato da giudice Carnevale, quel famoso ammazza sentenze che ha salvato tutti, i fratelli Greco, quelli che hanno ammazzato Rocco Chinnici, ha salvato il giudice Carnevale, Tano Badalamenti, quello che ha fatto ammazzare Peppino Impastato, questo giudice Carnevale che ha salvato tutti, poi è arrivato Falcone e l'ha fregato perché insomma ha avuto una bellissima idea quando lavorava al Ministero della Giustizia, e c'è stato il famoso maxi processo che grazie alla deposizione dei pentiti, tra cui il famoso Buscetta, siamo riusciti per la prima volta a far condannare tanti mafiosi. Ma Gigina Purpetta è stato salvato dal giudice Carnevale e ci siete a 10 metri. A destra si è accesa adesso dell'UDC inquisito, poi ci stanno quelli della nuova truffa a destra, di Alfano e compagnia bella, adesso no, è condannato in secondo grado per corruzione, per buchi di bilancio Scopelliti, il governatore della Calabria, ci ha condannato. Poi a destra c'è Davide Faraone, il renziano, che è solo amico, per carità, di colui che custodiva l'arsenale dei boss di San Lorenzo a Palermo. L'arsenale. Brutta, poi, carità, ognuno frequenta chi vuole, però io francamente, persone che custodiscono arsenali di mafiosi, io non li ho mai frequentati. Poi sempre a destra, è complicato ricordarsi tutti i condannati, gli inquisiti, i rinviati a giudizio, però ci sono anche delle brave persone. Ma se tu entri con l'idea che in tutta la tua vita vuoi fare il politico, mentre vi assicuro io no, io adesso sto dando l'anima insieme ai miei colleghi, ma poi tornerò alla mia vita, entrerà qualcun altro, magari qualcuno che sta proprio qui oggi starà in Parlamento al posto nostro. Se tu stai lì dentro con l'idea di restarci per tutta la vita, automaticamente ti autocastri, perché pur di tenere quel posto, accetti qualsiasi cosa. Il massimo del gesto rivoluzionario ce lo può avere Civati, che quando si tratta di votare per questo schifoso disegno legge che non abolisce le province, non entra in aula. Questa è la cosa più grande che può fare uno, proprio come segno di io sono uno rivoluzionario, quindi non entro in aula. Non so se ci rendiamo conto ed è pagato per votare. Cioè è drammatica la situazione. Però secondo me il peccato originale è proprio il distacco dalla realtà. Quando siamo entrati, noi parlavamo dei problemi dei cittadini e continuiamo a parlare dei problemi dei cittadini. Infatti queste agorà le facciamo dal primo giorno, dalla prima settimana, non mica perché siamo in campagna elettorale. La parola campagna elettorale non fa parte del gergo del Movimento 5 Stelle. Noi facciamo agorà e cerchiamo di convincere dei cittadini a partecipare ad un progetto. Poi se vogliono votare il Movimento 5 Stelle o qualcos'altro, non ce ne frega niente. Se tutti i cittadini partecipassero alla politica, anche se non votassero il Movimento 5 Stelle, questo paese sarebbe migliore, perché non ci sarebbero i mostri che ci sono.